Eccoci qua, rientriamo in onda ancora. Buongiorno, buongiorno, benvenuti raga, pronti per ricominciare questa nuova mattina. Un sacco di novità, curiosità, territorio. E oggi parliamo di libri, libri importanti, curiosità. E ho il piacere di dare il benvenuto al mio ospite di oggi. Le diamo il benvenuto, eccoci qua. Ciao Marifulvia Matteazzi Alberti, scrittrice. Ciao Marifulvia, come stai? Grazie, buongiorno, grazie, benissimo. Bene, grazie. Come va? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Grazie che ci hai raggiunto oggi, grazie per aver accettato il mio invito, quindi mi fa molto, molto molto piacere. Intanto, allora, cominciamo subito a capire un po' di cose. È uscito il tuo nuovo libro, sì, che si chiama Tre zie e una nipote. Vediamolo. Oh, eccolo qua. Ma adesso poi ne parleremo tra pochissimo, subito. Certo. Prima di arrivare al tuo libro, sono molto curioso perché, è normale, questa domanda, no, classica, certo, che poi ognuno ha la sua storia. Ed è, non è la classica domanda scontata, è come nasce l'idea di scrivere libri? Allora, l'idea nasce da sempre, non ci si inventa scrittori a una certa età, si nasce scrittori. Secondo me la voglia di scrivere c'è sempre, fin da quando sei ragazza. Certo. Poi la pubblicazione è un passo successivo. Io ho cominciato a pubblicare libri da 4-5 anni. Wow! Sì. E ho parecchie cose sul cassetto da far dare alla luce. Ah, quindi c'è già, c'è tanto lavoro alle spalle che adesso piano piano sta uscendo, perché io ho sempre fatto un altro tipo di lavoro. Ah, io ho sempre fatto il curatore di mostre e il critico d'arte. Wow, attenzione! Cioè, apriamo una parentesi perché qua sono curioso, raccontami qualcosa. In particolare qui a Verona, dal 2012 qui a Verona io ho presentato, diciamo, una mostra al mese al Polo Confortini all'interno dell'ospedale di Borgo Trento. Wow, complimenti davvero. Sì, che sono passati i più bravi artisti di Verona, sono passati per il Polo Confortini, diciamo quasi un centinaio di artisti. Complimenti davvero. E la cosa che mi piaceva di più era scrivere su di loro. Com'è scrivere su un artista? Bisogna conoscerlo, bisogna interpretarlo, bisogna entrare nella sua anima. Scusami un attimo, cioè, amici a casa, cioè, udite bene, bisogna conoscerlo. Primo, cioè, non è che bam, bisogna, interpretarlo. Esatto, entra nella sua anima, nel suo cuore. Beh, Marifulvia ha vinto, basta, ha già detto tutto quello che doveva dire, cioè veramente bello e soprattutto non scontato. Grazie. Cioè, ricordiamo sempre a casa che per quanto sia veramente una cosa bella, piacevole, divertente, una parte di vita, non arriva così, cioè non è che si improvvisa. Non si improvvisa, bisogna avere questa sensibilità di accostarsi all'arte e di sentire che l'arte è un qualche cosa di grande che ci porta oltre. Beh, infatti prima di citando il tuo nome su Google, cioè accelerato, no? Cioè di tutto e di più. Sì. Quindi amici a casa, non posso dirvi di più su questa cosa, andate a spiare, cercate anche voi. Marifulvia, quindi avrei detto, scrivo, pubblico il mio libro. Pubblico queste cose, questi racconti, quelli che poi sono diventati romanzi che ho scritto quando ero ragazza, che poi ho allargato, ampliato, ho, diciamo, alimentato col mio essere di oggi. Sì. Allora, io però sono curioso, no? Perché tre zie e una nipote. Sì. Sono tre svelaci zie. Svelaci qualcosa. Sono tre zie particolari, tre zie anziane che frequentavano la mia casa di via Torretti, perché io sono vicentina. Sì. Sicché il romanzo è ambientato proprio nel cuore di Vicenza, tra il fiume Bacchiglione, il Teatro Olimpico, bellissimo, la Basilica Palladiana, Parco Querini, Ponte degli Angeli, diciamo proprio nel centro di Vicenza. Certo. E negli anni di quando ero ragazza, nei miei anni verdi, negli anni 70-80. Certo. Beh, curioso, cioè già qua hai nominato un sacco di cose, veramente un sacco di cose, che ogni cosa nominata ha la sua storia. Certo, sé, quindi... e c'erano queste tre zie che frequentavano la casa di via Torretti, la casa appunto il cui giardino dava sul fiume Bacchiglione, venivano ogni domenica ad incontrare la mamma ed erano delle persone con le quali io mi sono formata da ragazza. Ah, wow. Perché ognuna di loro mi ha dato dei grandi contenuti. Noi siamo il frutto di quello che abbiamo vissuto. Vero, verissimo. No, bello, perché stai dicendo delle cose molto belle, anche emozionanti. Grazie. Insomma, sono quelle frasi che arrivano, quindi insomma. Poi erano anche tre sagome particolari, avevano delle caratteristiche, dei vizi. Beh, vuoi spoilerarci? Si può dire un aneddoto, una curiosità? Beh, un aneddoto, se
certo, una delle tre, per esempio, era una grande amica della mamma, l'ha sempre chiamata zia, e aveva l'avarizia, ecco, era molto avara, sicché questa avarizia la portava ad incorrere in problematiche anche un po', diciamo, gustose, ironiche. Certo, ironiche. Beh, curiosa. Difatti l'editore mi ha detto: signora, cerchi di seguire questa sua vena ironica. Non è semplice comunque seguire le vene ironiche, bisogna trovare anche i personaggi molto strani, molto particolari. Beh, che si prestano. Ad esempio, a me adesso hai già messo una curiosità incredibile, perché insomma, davvero ci hai messo molta, molta curiosità. Dove possiamo trovare il tuo libro e soprattutto da chi è prodotto? Allora, chi è questo libro è stato edito dalla Robin Edizioni, come anche il mio romanzo precedente, e io ringrazio appunto la casa editrice, adesso è diretta da Carola Messina, prima da Claudio Maria Messina, e tra l'altro si appoggia a una delle più grandi reti distributive italiane, Le Messaggerie, sicché in ogni libreria nel giro di 4-5 giorni c'è. Arriva, beh, meraviglioso, direi. Grazie. Infatti stiamo anche vedendo anche da Mondadori Store tutta la parte anche, beh, veramente complimenti. Insomma, qualcosa hai già detto all'inizio, no? Poi io non mi sono soffermato lì, ma adesso devo chiederti, perché hai detto ho scritto e ho nel cassetto un sacco di cose. Quindi la domanda sarebbe: progetti futuri? È certo che ci sono dei progetti futuri, è sempre bello avere questi progetti. Progetti di ampliare, diciamo, ingrandire questi racconti e farli diventare dei nuovi romanzi. E c'è la storia, per esempio, della nonna, che era una nonna molto particolare. E c'è un libro che vorrei mettermi a scrivere, dell'esperienza di quando ogni mattina raggiungevo la sede scolastica in corriera. Bellissimo. Sicché essere in corriera era molto particolare anche quello. Beh, bello. Diciamo tante cose nel cassetto. Beh, mi raccomando, nel senso molto cortese, scrivile. Certo, scrivile, grazie. Perché ci teniamo a saperle, a leggerle. E poi, amici a casa, anche bello perché io lo dico sempre, sono anche un po' ripetitivo, vengono a trovarci tanti amici, ospiti, scrittori, musicisti, e dico: i libri, come la musica, non è bello, il mondo va avanti, le tecnologie ci sono e sempre di più, però esattamente come la musica e i libri, non lasciate solo tutto su digitale, fatelo, stampatelo, musica, dischi, perché sono cose che rimangono sempre. Perché la carta ha un bellissimo profumo, già, carissimo Alain, grazie Alain. Qua sono cose che rimangono e rimarranno sempre. Per sempre. Esattamente come i quadri, la pittura. Sono gioielli, sono dei gioielli. Sono dei veri gioielli, dei trofei personali da mettere. E sono una forma d'arte. Già. Hanno un po' del divino. Anche perché le cose rimangono. Lì rimangono. Grazie. Nel web sì, rimangono, ma c'è veramente tanto. Le eterniamo in qualche modo. Marie Fulve, grazie per essere stata oggi con noi. E se posso permettermi, già te lo dico, torna a trovarci. Grazie. Quando c'è qualche novità, senz'altro, chiamaci, perché noi è veramente un grande piacere ospitare persone e artisti come te. Grazie a loro, grazie a te e grazie a loro. Grazie di cuore, grazie a voi che ci seguite sempre, continuate a seguirci, ci ascoltiamo un po' di musica. E nel frattempo, se volete leggere un romanzo bello, piacevole, curioso, divertente, sapete cosa cercare e soprattutto cosa acquistare. Divertitevi, perché i libri, come la musica, come la pittura, oggi ancora di più, sono preziosi. A tra poco.